Eccoci, tornati in studio giovedì pomeriggio 14:30. Vi sarete abituati ovviamente alle notizie del comprensorio, la Dispoli e Cerveteri, e vi aspetterete magari Francesco Scialacqua, però oggi vi propongo di meglio. Andiamo a salutare la nostra ospite, bentornata Silvia. Ciao Sonia, eccomi. Ecco, non diciamolo a Francesco che sicuramente non ci sta seguendo in No, streaming. assolutamente no, per fortuna. Tantissime notizie che arrivano da Cerveteri e la Dispoli, anche perché il fine settimana appena trascorso, ne abbiamo trascorso un bel po' insieme, tra l'altro, è stato veramente ricco di appuntamenti. Sì, è stata una domenica ricchissima di appuntamenti e alcuni non è stato possibile seguirli perché erano veramente tanti. C'è stata, per quanto riguarda la Dispoli, c'è stata ovviamente la chiusura della sagra del carciofo e in più abbiamo avuto l'arrivo della Madonna di Fatima che rimarrà per tutta questa settimana. Per quanto riguarda invece Cerveteri, abbiamo avuto l'arrivo della copia di una statua fatta da Giugiaro, di un sarcofago fatto da Giugiaro e la cittadinanza onoraria al designer. Ecco, intanto vediamo l'arrivo della Madonna di Fatima, perché prima di portarla alla chiesa del Cerreto, del Sacro Cuore, è stata portata al quartiere Miami di Ladispoli. Da lì poi un piccolo corteo in processione ha raggiunto la chiesa del Sacro Cuore, dove rimarrà e dove tra l'altro, come ci aveva spiegato Don Giuseppe anche telefonicamente, si stanno susseguendo una serie di eventi che vanno a coinvolgere un po' tutte quelle categorie, associazioni e non soltanto del territorio, dalle scuole alle forze armate addirittura. Sì, guarda, arrivano testimonianze da cittadini che sono andate appunto a vedere, ma anche da tutto il territorio, associazioni, onlus e gruppi di persone che stanno visitando appunto la statua della Madonna. Io sono rimasta stupita perché in una giornata come quella della sagra mi aspettavo meno partecipazione, sono sincera, perché comunque è una giornata importante per la Dispoli. Invece i ladispolani sono stati molto vicini alla Madonna e hanno partecipato diciamo, con entusiasmo alla manifestazione, anche molti bambini. Quindi sono stata contenta, insomma, di vedere tanta partecipazione a questo evento. Ecco, presente tra l'altro da parte per quanto riguarda le istituzioni anche il vice sindaco di Ladispoli, Giorgio Esattamente. Lauria. È venuto lui a rappresentare l'amministrazione di Ladispoli e appunto ha portato i saluti dell'amministrazione con un discorso molto, ecco, lo vediamo adesso in video, è un discorso molto, molto toccante, molto, molto profondo, che invitava i cittadini alla preghiera però nel silenzio, proprio per diciamo, rivolgersi in intimità alla Sì. Madonna e diciamo, prendersi questi giorni in cui la Madonna è presente alla Dispoli per poter appunto ritrovare un po' la spiritualità che è dentro di noi. È un po' anche una scusa per potersi fermare un attimo e riflettere e fare un po' un quadro della situazione interiore di ognuno Esattamente, io di noi. guarda, ho avuto modo di rileggere il discorso del vice sindaco e effettivamente è proprio un invito appunto a fermarci e guardare dentro di noi. Questo è quello che perlomeno è emerso dalle sue parole. Allora, se vuoi richiederglielo lo puoi fare perché abbiamo il vice sindaco in collegamento telefonico. Pronto? Sì. Vice sindaco, buonasera, sono Silvia, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a voi. Stavamo appunto parlando del suo discorso che c'è stato, che lei ha tenuto all'arrivo della Madonna. Come dicevo, ho avuto modo di rileggerlo e sembra proprio un invito il suo a guardare dentro di noi, a fermarci verso una preghiera intima, mi sbaglio? Beh, assolutamente sì, insomma, poi i cristiani dovrebbero essere abituati a pregare non solo per loro stessi, ma per il mondo, per le loro comunità, perché stanno al servizio degli uomini. Quindi ho pensato in quel piccolo, diciamo, invito, in quel saluto a questo tipo di preghiera, una preghiera personale, una preghiera per la comunità e per gli uomini che stanno nelle città. Sì, io guardi, appunto dicevo, rileggendolo mi sembrava non solo ovviamente a parte i saluti istituzionali di dovere, mi sembrava proprio le sue parole, una stessa preghiera di un cristiano per invitare per questa settimana a quasi fermarsi la Dispoli e dire cogliete il momento per andare davanti alla Madonna e pregare in silenzio con lei. Quindi mi sono sembrate le sue parole molto profonde e cristiane. Sì, diciamo, ho
detto quello che penso per come sono fatto, quindi ritengo che poi la preghiera debba essere finalizzata. Si prega per cercare di amare un po' di più e meglio le altre persone. Questa è la finalità della preghiera, insomma. Cercare un po' in un tempo difficile di fare delle sinfonie di comunione in tutti gli ambiti, dove stiamo, negli ambiti di lavoro, nelle famiglie, insomma. È un momento difficile, c'è una crisi di affettività incredibile, quindi la preghiera deve essere finalizzata a cercare di amare un po' di più e meglio. Come dicevamo poco fa con Sonia, siamo rimasti colpiti dalla partecipazione della cittadinanza della Dispoli sia quel giorno che in questi giorni, ma non per i cittadini, ma perché proprio la presenza massiccia di associazioni, di persone, di bambini che sono corsi alla Madonna. Io penso anche non solo come simbolo della cristianità, perché penso che la Madonna di Fatima sia sopra, diciamo, rappresenti un simbolo vero, quasi di rivelazione, e quindi penso che sia il suo e quello di Don Giuseppe, insomma del Vescovo Tagliaferri, siano stati dei richiami alla cittadinanza che hanno avuto un bellissimo riscontro sulla Dispoli e su tutto il territorio. So che molte persone stanno visitando la Madonna in questi giorni. Sì, ma c'è un movimento, penso, non solo di cristiani che si dicono praticanti, poi bisogna vedere quanto praticano. Beh, ma io penso un movimento anche dell'uomo che ha bisogno di senso e che in certi momenti della sua vita si affida, ad esempio, alla Madonna, si affida alla Madonna per cercare di pregare in silenzio e cercare di capire a che punto sta della sua vita, insomma. Appunto, io, quando mi aspettavamo la Madonna, stavo vicino a un ricercatore che ci diceva che appunto la Madonna di Fatima, un ricercatore dell'Università di Lisbona, che ci diceva che ha seguito in quest'ultimo anno tutte le tappe della Madonna e si meravigliava come di fronte alla Madonna di Fatima, forse come davanti al Papa, tutta la cristianità si risvegli proprio non alla ricerca diciamo di far vedere il praticare la Chiesa, ma proprio un risveglio degli animi, e penso che in questo Don Giuseppe, insomma tutto il lavoro che c'è stato dietro per portare la Madonna sia riuscito in questo, perlomeno alla Dispoli. Io penso di sì, poi credo che insomma i cristiani hanno bisogno del sottovoce, di pregare nascosti, in silenzio. Ecco, credo che tutto sommato sia stata anche così una settimana, forse sarà una settimana all'insegno della sobrietà, non dello spettacolo, di questi grandi carrozzoni che si muovono in giro per il mondo, ma di un pregare in silenzio e soprattutto farlo proprio per migliorare nel senso che dicevo prima, imparare di più ad amare gli altri e cercare appunto di dare senso a questa vita, che significa poi curare buone relazioni dove stiamo, in qualsiasi ambito. Concordo, sono pienamente d'accordo. Quindi questo interessa molto tutti gli uomini, non è un interesse legato solo al cristiano o al cristiano che si dice praticare. Insomma, il senso del vivere, che è cercare di imparare ad amare, credo che interessi tutti gli uomini. Esattamente. Va bene, io la ringrazio, Vice Sindaco, per questo suo intervento e questa sua testimonianza. Grazie a voi, buon lavoro e a presto. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Silvia, queste erano le parole del Vice Sindaco Giorgio Lauria in un pomeriggio veramente molto molto intenso, quello sì. Lì alla Miami, poi Francesco ha seguito anche questa processione fino al Cerreto e anche lì ad attendere la statuina c'era veramente tanta gente. Molte persone che, come nella tradizione appunto cristiana, insomma, che della Madonna di Fatima, non hanno applaudito, ma sono presentati con fazzoletti o pompon bianchi, quindi è stato un levarsi di appunto bambini con pompon di carta bianchi e una grande folla. Appunto, come dicevo poco fa con il Vice Sindaco, molte persone un po' mi hanno raccontato in seguito, passando lì, che l'emozione è grande, quasi quanto a vedere appunto il Papa, perché la Madonna di Fatima è un simbolo che rappresenta questo, proprio l'umanità, la cristianità, quindi molte persone l'hanno vissuta in questo senso e credo che sia stato un grande dono alla Dispoli, insomma,
a tutto il territorio in questo momento, come diceva il sindaco, in cui viene a mancare proprio diciamo, ritrovare se stessi. Sì. E è tutta una corsa, una folle corsa dietro alla mondanità. Senti, dal Cerreto adesso ci spostiamo via l'Italia, zona Dal sacro al centrale, profano. sì, dal sacro al profano, però ci spostiamo andando alla mattina, mattina a dove ovviamente erano esposte in piazza le sculture dei carciofi proposte dagli agricoltori, dove a salire sul palco è stata l'amministrazione comunale, non soltanto che ha premiato ovviamente la scultura più bella. Sono stati tanti. Tu t'aspettavi Masce Orso Sì, come io amo Masce vincitrice? Orso, questo è il mio segreto. Io amo Masce Orso, quindi io ho tifato per Masce Orso e sono contenta che abbia vinto Masce Orso. C'è il tuo No, zampino non c'è il mio zampino dietro? perché sono arrivata proprio alla premiazione. Sono arrivata al momento dei saluti dell'amministrazione, però ho sperato vincesse. Devo dire, erano tutte bellissime, come ha detto poi in un'intervista il presidente della Proloco, Claudio Nardocci. Nardocci, quando non sai chi far vincere, allora premi i bambini. Ha ragione, ha Quindi in ragione. quel caso poi ho visto le sculture, erano una più bella dell'altra, da Torre Flavia al Vaso di Eufronio, addirittura Sì, si ne hanno fatte spaziava, diverse. ne hanno fatte diverse. Però torniamo un attimo sul palco, c'era il sindaco, c'era il presidente della Proloco, c'era anche un onorevole. L'onorevole Minnucci, che è diciamo, proveniente dalle zone limitrofe, perché lui è la zona di Anguillara, del lago, ha fatto un intervento molto bello perché diciamo lui è andato a toccare alcuni temi che in questi giorni sono molto sentiti, ossia in questi giorni, insomma, in questo periodo, ossia il fatto di come una sagra poi riesca a riscoprire il Made in Italy e diciamo Sì. dia una spinta, un incentivo a quello che è la produzione locale, perché noi a volte ci scordiamo di questo, cioè noi pensiamo al carciofo, alle ricette, a mangiarli, eccetera, eccetera, però ci scordiamo a come la politica agricola debba essere incentivata, perché dietro a un carciofo sono persone che lo lavorano, che seguono delle regole rigidissime, ovviamente imposti da organi sopra di noi, e lui ha ricordato come diciamo, la politica italiana agricola debba andare in questo senso, sia verso la genuinità e verso diciamo, la riscoperta del sapore autentico del territorio. Allora, noi abbiamo un estratto del suo discorso tenuto proprio quel giorno alla sagra. Ci perdonerete, c'era un po' di vento, però il messaggio si capisce, lo possiamo sentire insieme. Un ringraziamento al comitato organizzatore, un ringraziamento alle Proloco, all'Unione Nazionale delle Proloco, un ringraziamento al sindaco, al consigliere onorevole Ascani e a tutta l'amministrazione comunale, a tutti quelli che si dedicano alla riuscita di quella che senza ombra di dubbio e senza tema di smentita è la sagra più importante almeno del centro Italia. Non c'è paragone che tenga. Pensate che Roma e l'area metropolitana di Roma è la più grande città agricola, capitale agricola d'Europa e la sagra del carciofo di Ladispoli lo testimonia appieno. L'agro romano, per quanto ha subito anche importanti trasformazioni negli anni, trasformazioni serie, significative, continua ad essere, come dire, portatore di una ricchezza di base, che è quella dell'attività agricola. Di produzioni specifiche importanti, questo quadrante, questo territorio, a partire dal carciofo, ma non solo dal carciofo, offre alle tavole di tutta Italia, della capitale in particolare, ma di tutta Italia, prodotti, primizie veramente, veramente genuine, veramente, veramente di grande qualità. Creare un appuntamento annuale in primavera che veda raccogliersi centinaia di migliaia di persone è un punto d'orgoglio e per questo io credo che la regione, la città metropolitana continuino a dare, come dire, il sostegno alla città, agli amministratori di Ladispoli, alla città, agli agricoltori, ai commercianti di Ladispoli. Un'ultima annotazione. Vedo che la sagra riesce perché si fa squadra, perché si fa sinergia,
i ristoratori locali non vivono la sagra con un elemento, diciamo, di conflitto, ma danno il proprio contributo, il menù a prezzo fisso, cioè c'è la capacità di fare rete. Soltanto in questo modo riusciamo a dare un colpo di reni, quando si privilegia l'unità di una comunità e non la divisione. Per questo io faccio ancora i miei complimenti, come dire, baciati anche da un sole splendido, vi auguro un'ottima permanenza alla Tispoli, una buona mangiata di carciofi, un buon acquisto di carciofi locali veramente speciali e una grande, splendida, buona fortuna per tutto quello che riguarda la giornata e la vita futura. Grazie. E questo era il discorso dell'onorevole Minnucci. Silvia, poi tra l'altro sul palco abbiamo visto anche il delegato al turismo Federico Ascani, ma con una fascia. Sì, adesso mi sembra strano chiamarlo delegato al turismo, perché effettivamente lui lì era nelle vesti di rappresentante della vecchia provincia di Roma, che ora è città metropolitana, con la sua fascia blu proprio in rappresentanza della provincia di Roma, ma per anni insomma ha seguito come delegato, e quindi ha, diciamo, anche lui sottolineato il discorso della politica agricola del territorio e come questo vada a incentivare comunque tutta la, diciamo, la sagra e il turismo della zona, perché effettivamente i visitatori in quei giorni sono tantissimi per la Dispoli, quindi è bello vedere un prodotto tipico come in ogni sagra che riesce a, ecco, una delle statue che riesce a avvicinare così tante persone sul territorio. Poi una bellissima giornata di primavera che come sempre, tra l'altro, venerdì e sabato sempre incerti, e poi la domenica, un caldo assurdo. Esatto. Poi ti posso garantire che forse magari di mattina si riusciva un po' a camminare pomeriggio per la sagra. Il pomeriggio ho avuto la bruttissima idea intorno alle 6:30 di dire: ok, faccio un solo giro di tutte le bancarelle e vado a casa. Eri bloccata. Ci ho messo 2 ore, sono riuscita ad arrivare alla stazione di La Dispoli per andare poi in macchina alle 8:30. Era piano. Distrutta. Non ce la facevo, però comunque sia è sempre comunque un'emozione. E poi tra l'altro, novità di quest'anno, gli agricoltori con gli stand non soltanto vendevano i carciofi, ma li cucinavano anche. E infatti ho avuto modo di assaggiarne diversi e sono veramente buoni. Capisci che non puoi solamente lavorare, ma bisogna anche goderti questi momenti, erano veramente buoni. Sì, ci siamo rifocillati. I telespettatori l'hanno visto già il lunedì, perché facendo le interviste a Piazza dei Sapori ogni tanto li salutavo dicendo: scusate, torno fra un attimo, vabbè, per mangiare, ci rivediamo fra qualche minuto. Cambiamo completamente argomento e città. Ci spostiamo a Cerveteri, perché se alla Dispoli era l'ultimo giorno della sagra del carciofo, a quell'ora del mattino sul palco veniva premiata la statua più bella, a Cerveteri invece veniva data la cittadinanza onoraria a qualcuno. Sì, veniva data al designer Giorgetto Giugiaro. È stata una giornata importantissima, perché comunque è stata portata una copia del sarcofago degli sposi, che è un'opera bellissima, è stata portata finalmente a Cerveteri. Io non sono stata presente personalmente perché era impossibile riuscire a conciliare le due cose, ma insomma chi l'ha seguita per me mi ha detto che è stata un'emozione grande. Anche il modo in cui Giugiaro ha definito la stessa Cerveteri, guardando appunto la posizione in cui è stata messa questo sarcofago, vicino alla banditaccia, che è stata appunto è diventato un grande punto di riferimento turistico per Cerveteri, la define insomma la dépendance di Roma, quindi è un grande complimento, e spero insomma che torni presto. Ecco, dovremmo avere in collegamento telefonico l'assessore allo sviluppo del territorio e al turismo Lorenzo Croci. Prego Silvia. Assessore, buonasera. Ciao Silvia, ciao Tonia. Buonasera. Un saluto a tutti i telespettatori. Stavamo appunto commentando la grande giornata di domenica a Cerveteri, che ormai è diventata la dépendance di Roma, come ha definito Giugiaro. Ci proviamo, ed è il nostro augurio che sia sempre di più una tappa fissa nell'immaginario da fuori porta degli amici romani. Ho visto che io purtroppo, diceva Sonia, che non sono potuta essere presente proprio perché è stata una domenica molto piena, ma chi era lì per noi ha detto che è stata una giornata meravigliosa, piena di emozioni. Ci può dire qualcosa magari di quella giornata?
Sicuramente, anche perché avere a Cerveteri un capitano d'industria che ha scritto la storia del Made in Italy in tutto il mondo è stato un onore ed un piacere, soprattutto per chi come me ha avuto degli studi di ingegneria, avere di fronte Giugiaro è come per un ragazzo di oggi avere di fronte Messi o Ronaldo. Ecco, noi abbiamo... I figli degli anni Ottanta avevano altri modelli, però per me avere davanti Giugiaro è stata un'emozione, anche perché lo sanno tanti, ma forse non tutti. Giugiaro è colui che ha disegnato la DeLorean di Ritorno al Futuro, quindi stiamo parlando per una generazione di ragazzi che hanno vissuto proprio nel mito del film. E, appunto, è stata consegnata a Giugiaro anche la cittadinanza onoraria e... Inutile domandare il perché di questa ragione, una volta che sia un'opera di Giugiaro, penso a Cerveteri, è impossibile non fare questo gesto. Quindi però ci possiamo aspettare magari un suo ritorno presto a Cerveteri, magari chissà con altre opere o semplicemente a fare un giro e vedere come di volta per volta la banditaccia cresce, perché i numeri in questo periodo stanno parlando chiaro, ho visto numeri da capogiro alla banditaccia. Con l'esplosione della bella stagione stiamo avendo dei numeri immaginabili fino a qualche anno fa. Siamo ormai tornati a livelli pre-crisi e questo per noi è uno sprone per fare ancora meglio. Per tornare a Giugiaro, in realtà Giugiaro è già un amico di Cerveteri, indipendentemente dalla cittadinanza onoraria, perché ci raccontò che lui nel lontano 63 con la moglie venne in viaggio di nozze a Cerveteri, quindi ha promesso che tornerà alla banditaccia portando la sua compagna per rivivere in un certo senso anche le emozioni di quasi 40 anni fa, di più di 40 anni fa. Vabbè, non sapevo questo, quindi insomma ci riaspettiamo Cerveteri, quindi continuano, è inutile chiederlo, insomma, le iniziative alla banditaccia in questo periodo. Immagino che abbiamo visto lezioni di yoga qualche tempo fa, non so se ci saranno iniziative del genere o si continuerà con il trenino o verranno fatte altre, ci sarà un calendario diverso. Continuiamo con le iniziative svolte fino adesso, aumentiamo ove è possibile l'offerta, la lezione di yoga per esempio la ripeteremo la prima domenica di maggio, dove ricordo che l'ingresso alla necropoli è gratuito, quindi chiunque volesse passare un paio d'ore nella tranquillità di un posto magnifico e magico come la necropoli lo può fare e può anche partecipare ad una lezione totalmente gratuita di yoga. E poi visitare attraverso il CR Express, attraverso tutte le molte iniziative di escursionismo naturalistico, le bellezze di Cerveteri, perché vorrei sempre ricordare che la necropoli della banditaccia, oltre a essere un sito UNESCO e quindi un grande polo d'attrazione per gli appassionati di archeologia, è un immenso parco naturalistico dove la natura ancora è intatta, quindi ce n'è per tutti i gusti. Benissimo, chissà che magari non vengo proprio a fare una lezione di yoga, vedremo. Aspettiamo. Poi vorrei aggiungere una cosa particolare riferita al sarcofago degli sposi. Assolutamente. La bellezza dell'aver portato il simbolo, uno dei simboli maggiori dell'arte etrusca a Cerveteri, seppure un clone, è firmato da un grande designer come Giorgetto Giugiaro, permette ai visitatori di poterlo toccare fisicamente, ad eccezione delle mani che sono delicate, ma quindi per la prima volta a Cerveteri un reperto può essere toccato fisicamente dal visitatore, quindi rendersi anche conto della sostanza, della materia, delle espressioni dei due volti che sono fantastici. Beh, questa è una grande esperienza anche per tutti gli studenti, le scuole che vorranno venire, perché a volte raccontare l'arte, soprattutto quella molto distante da noi, è difficile, quindi sarà un'esperienza proprio tattile per gli studenti che potranno finalmente vivere l'arte etrusca, insomma. Certamente, e poi ovviamente, come avete imparato a conoscerci in questi ultimi 3 anni, al reperto o al simbolo noi cerchiamo di raccontare anche una storia, e quindi quale
spunto migliore che il sarcofago degli sposi per raccontare una lunghissima storia d'amore che ormai va avanti da 3000 anni, quindi quello è il simbolo dell'amore eterno. E anche vedere i ragazzi di queste settimane, stiamo avendo una media di 700-800 visitatori al giorno anche negli infrasettimanali, e vedere questi ragazzi e questi bambini a cui viene raccontata questa magnifica storia d'amore è bello, perché rimangono incantati e poi è quasi impossibile trattenerli dal toccare l'opera, e quindi questo è anche un aspetto propositivo dell'offerta culturale. Quindi chissà, un museo e una necropoli non più fruibili solo da un punto di vista della visione, ma anche interattivi. Chissà se qualcuno di loro penserà magari di mettere in scena qualcosa del genere ispirato al sarcofago, magari qualche scuola in qualche recita potrebbe pure farlo, chissà. Su questo già ci stiamo lavorando con diversi istituti. Una nuova iniziativa che faremo il 20 di aprile, ci saranno all'interno della necropoli delle visite guidate dedicate ai ragazzi delle scuole animate, ovvero ci saranno degli attori in costume che interagiranno con le guide turistiche e racconteranno uno spaccato della storia di Cervelli di 2500 anni fa in costume. Abbiamo fatto già dei piccoli esperimenti le settimane scorse per mettere a punto il tutto e vedere questi bambini entusiasti e divertiti in questa scena è veramente qualcosa da non perdere. Ho la preveggenza, perché non sapevo nulla, avevo dato questa idea, però mi avete anticipato. Assessori, la ringrazio, grazie a mille voi, per l'intervento. A voi, buon lavoro e buona giornata. Grazie. Grazie. Quindi praticamente ormai leggi nella mente anche dell'amministrazione. Viviamo talmente una simbiosi con l'amministrazione della Dispoli e Cervelli, evidentemente riesco anche a fare, non lo so, oppure quella di... non lo so. Rimaniamo a Cervelli. Sì. Ci spostiamo però verso Campo di Mare, dove è ancora tutta in ballo la questione Ostiglia e stabilimenti balneari. Abbiamo visto l'ultimo picchettamento qualche settimana fa, quello relativo al SIX, anche se in quest'ultimo caso non è stato sequestrato proprio tutto lo stabilimento, ma soltanto una porzione che quindi permetterà l'attività estiva. Il sindaco nuovamente si è fatto promotore di un incontro con i gestori degli stabilimenti per cercare di capire come si può risolvere la situazione. In realtà, da quello che, adesso poi se sentiamo il sindaco chiediamo conferma, ma da quello che ho sentito ieri che mi ha raccontato, sono stati i balneari a chiedere un incontro con lui, perché comunque siamo a maggio quasi, la stagione balneare dovrà iniziare, comunque i corsi in alcuni stabilimenti inizieranno e i balneari hanno appunto chiesto una sorta di aiuto all'amministrazione per dare avvio a questa stagione che di certo facile non sarà. Quindi ieri mattina si sono incontrati appunto i balneari con il sindaco Pascucci per cercare di capire come avviare tutto quanto. Ho parlato appunto con il sindaco, che mi ha detto che lui sta in attesa di una richiesta univoca, chiara, per capire come l'amministrazione può dare una mano, perché mi ha ribadito, abbiamo sentito tante volte, l'amministrazione ha sempre confermato l'avvio della stagione estiva e il piano supporto a tutti i balneari. Non so se il sindaco già... Sì, dovremmo avere già il sindaco in linea. Sì, buongiorno. Sindaco, buongiorno. Vi siete innamorati di noi? Praticamente sì. Siamo innamorati, diciamo così. No, parlavamo di una questione un po' meno amorosa. Parlavamo appunto di Campo di Mare. Dicevo di come ieri i balneari l'hanno... vi siete incontrati appunto perché hanno chiesto un aiuto all'amministrazione per avviare questa stagione? Allora, io ieri c'è stato un incontro con i balneari, con i quattro che sono interessati da questo provvedimento, ma anche con il quinto stabilimento, questo quinto stabilimento, che di fatto rientra nella vicenda Ostiglia, lo mettiamo magari sempre un po' in secondo piano, ma anche lo stabilimento da Ezio alla Torretta, insomma, ha delle questioni in piedi su cui noi ci stiamo muovendo, perché poi i problemi a Campo di Mare non riguardano solo l'Ostiglia, quindi insomma noi dobbiamo dare intanto sostegno e supporto a tutti, non solo a quelli che stanno nella vicenda Ostiglia, anche agli altri. Sì, ieri c'è stato questo incontro con i balneari, un incontro chiesto da loro,
di cui sono stato molto contento, in primo luogo perché capisco la difficoltà in cui questi ragazzi si trovano. Ricordiamo che al di là delle vicende giuridiche, perché poi insomma non ho mai negato che i pezzi di carta danno ragione a Ostiglia, senza dubbio, però insomma noi dobbiamo preoccuparci anche delle famiglie che lavorano intorno a questo settore, sono persone che in questi anni hanno investito centinaia di migliaia di euro e che hanno offerto un servizio che la città non ha offerto, perché le amministrazioni che negli scorsi 40 anni sono state ferme e non hanno fatto niente per Campodimare, a Campodimare quei pochi servizi che sono stati offerti li hanno offerti gli stabilimenti balneari, quindi noi dobbiamo essere loro riconoscenti, perché la nostra economia estiva si fonda anche su quel panino, su quella Coca-Cola o su quell'ombrellone che loro noleggiano durante la stagione. Certo, ieri appunto parlavo con Caferri, Cenzo Caferri, di questa questione, che so che non è stato presente, però era aggiornato su tutto. Sì, perché la Nautica era rappresentata da altri membri del direttivo, anche se il presidente Caferri non c'era. Esattamente, mi diceva appunto la situazione, loro hanno una situazione addirittura, come ho capito, diversa dagli altri stabilimenti, perché hanno richiesto un comodato all'Ostiglia, però lui mi diceva appunto che l'intenzione di stabilimento dovrebbe essere univocamente, al di là di tutti diciamo, i singoli, cercare di portare avanti la stagione offrendo la maggior parte dei servizi, perché in 40 anni di nulla, perché non è stato fatto niente, nel senso la situazione non è stata affrontata, e loro comunque se la sono vista con turisti che ogni anno chiedevano, o comunque anche persone del territorio, della zona, eccetera, che chiedevano ogni anno un servizio sempre migliore, e lui mi diceva: il mio interesse è quello di riuscire domani a aprire il corso di vela per i bambini e riuscire a offrire servizi semplici. Poi purtroppo le leggi arrivano dall'alto, le sentenze arrivano dai giudici e noi ci dobbiamo appunto prenderne atto e cercare di fare il massimo possibile, anche se, da come ho capito, non c'è una linea vera e propria univoca da parte di tutti gli stabilimenti. Forse ma non so se ci sia una linea univoca o meno, non sta a me dirlo. È ovvio che i 5 stabilimenti, i 4 interessati alla vicenda Ostiglia e il quinto di cui parlavamo prima, Ezio La Torretta, hanno 5 situazioni diverse, tutte e 5 molto complesse. Complessità dovuta all'immobilismo che per 40 anni c'è stato a Cerveteri e per il quale il Comune non ha mai preso possesso di aree di cui avrebbe potuto prendere possesso, non ha mai fatto rispettare gli impegni a Ostiglia. Insomma, ci sono tante questioni da... Oggi non possiamo preoccuparci, l'ho detto ieri ai balneari, di chi ha sbagliato, di chi non ha fatto. Oggi dobbiamo vivere sull'esigenza di fare la stagione quest'anno, aiutare gli stabilimenti a trovare un accordo, una soluzione che consenta loro di procedere, ma anche di pensare al futuro, perché il buon padre di famiglia è quello che non si preoccupa di quello che succede il giorno dopo, ma si preoccupa pure di che cosa farà la famiglia il mese dopo, l'anno dopo, i 10 anni dopo. Esattamente. Quindi lo confermiamo a tutti quanti, la stagione estiva a Campodimare ci sarà, e da come ho capito con il pieno appoggio dell'amministrazione ai balneari per avviarla nel clima più sereno possibile. Sì, ma io vorrei ricordare, ma lo ricordo non perché insomma, se no tante volte qualcuno fa un po' di confusione, che lo scorso anno, 2015, Ostiglia avrebbe dovuto fare gli accessi prima della stagione estiva. A seguito di una mediazione che ha fatto l'amministrazione, il picchettamento è stato rinviato dopo la stagione. Ricordo pure che a dicembre di quest'anno Ostiglia ha fatto un primo approccio, seppur non soddisfacente, offrendo il comodato d'uso gratuito a delle condizioni che i balneari non avrebbero accettato, ma insomma questo però... E per dimostrare che comunque l'amministrazione continua di continuo in questi anni ha mediato affinché si arrivasse a una soluzione, anche perché noi la cosa che ci interessa di più è che l'economia del mare non si fermi. Assolutamente sì, insomma è una ricchezza per tutti. Va bene, sindaco, io la ringrazio per la sua spiegazione ulteriore. Io ringrazio voi e colgo questo spunto in un momento in cui si parla di mare per ricordare che questo fine settimana è necessario andare a votare per difendere il nostro mare, indipendentemente da quello che voteremo. Quando un pubblico amministratore dice ai cittadini di non andare a votare, viene meno ad alcuni dei suoi doveri costituzionali. Ho letto il suo intervento molto, molto preciso e molto duro, duro nel senso molto deciso, in cui invita tutti quanti a votare, e lei ha espresso anche la sua preferenza. Ma, di al votazione. Al di là del fatto che io voterò sì stasera alle 18:30 in Piazza Risorgimento, sarò al centro di un'iniziativa pubblica in cui spiegheremo perché votare sì. Ma non voglio dire questo, voglio dire che non si può giocare
sul fatto che il non raggiungimento del quorum, cioè usare gli astensionisti per dire che è più forte il fronte del no. Se uno è convinto del no, e ho sentito delle motivazioni anche di persone che sono convinte del no, deve avere il coraggio di votare no e deve avere il coraggio di raggiungere il quorum e di sconfiggere il fronte del sì. È un atto di democrazia che dobbiamo assolutamente fare e nessuno può scoraggiarlo, su questo anche concordo. Perché l'ho detto già in un'altra occasione, questi sono i politici che quando poi vengono eletti con minoranze risicate perché c'è una forte astensione, come è successo ad esempio in Emilia Romagna qualche anno fa alle regionali, non è che siccome la partecipazione è bassa poi non si prendono la poltrona. Allora se la partecipazione è bassa dovrebbero dire: siccome ha votato poca gente io non sono legittimato a fare il governatore, a fare il Presidente del Consiglio, addirittura mi sa che il nostro Presidente del Consiglio non è stato votato, ma non vorrei confondermi. Quindi voglio dire, cioè, dobbiamo dire, avere il coraggio di difendere le nostre idee. Io sono per il sì, se vincessi il fronte del no sarei pronto ad accettare una scelta democratica. Boicottare un'elezione è brutto. Concordo, su questo concordo con lei. Sindaco, la ringrazio, grazie Buona mille. Buona giornata. Grazie. Ciao. E velocemente, Silvia, il sindaco ha introdotto uno degli ultimi argomenti, il referendum domenica, da che ora a che ora si vota? Oddio, mi prendi dalle 9 di mattina? Fino alle 17 forse? Sì, 17 o 18, dobbiamo controllare. Ve lo scriveremo sui nostri siti. Non ho guardato l'orario, so che stanno arrivando in queste ore proprio le ultime indicazioni da parte di tutte le amministrazioni, sì, su come votare, quali documenti portare, eccetera, eccetera. Comunque sarà quasi tutta la giornata, è un tema molto sentito sul territorio, sto vedendo, siamo in un territorio di mare, le associazioni sono moltissime, sto vedendo molte manifestazioni di associazioni che difendono, appunto, dicono, sono portavoce della difesa del mare dicendo votate per il sì, e come diceva appunto il sindaco sono stati molti gli incontri in questi giorni, per esempio uno ieri hanno fatto un flash mob a Torre Flavia, è fatto un incontro ieri alla Dispoli, so che ce ne sono altro a Cerveteri, proprio per informare le persone, perché è un referendum che io stessa ho dovuto leggere più volte tutto il testo, perché non è molto tecnico e molte persone magari non sono informate sulla normativa, quindi ne stanno facendo molta informazione, questo almeno al di là del sì e del no va riconosciuto loro, cioè l'informazione su quello che è, c'è molta attività. Io non credo che non si arriverà a un quorum, per me il quorum ci raggiungerà, per me il quorum, proprio per la grande attività che stanno facendo in tutta Italia. E poi ricordiamolo, votare è un diritto ma è anche un dovere, quindi mi raccomando il 17 o sì o no, però a votare ci assolutamente sì. Ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, Sonia. Grazie telespettatori, ci fermiamo qualche istante per le nostre notizie e poi si torna qui in studio da mattina a sera.